Un po' di fotocopie però ve le passo, questa oggi, un po' di slide le facciamo. Fotocopie lo chiamate addirittura. No, ma tu hai delle dati lo scritti, no? Che cosa servono i. Che cosa servono i dati lo scritti? No, i. Le cose, non si chiama. Dai, quelli che mettevi col carbone. Il poi, ciclo stile. Il ciclo stile, cioè. Sì. Saviana, tu hai del materiale digitalizzato? Cioè, sì, c'ho una massa di materiale. Dovresti lasciare tutto. Un po'... Ti lascio tutto. Eh sì, perché sai. In spagnolo? Non so dove c'è una... In francese? No, fai tutto. In inglese? Parliamo tutto. In italiano? Sì. Quasi niente. Se l'hanno scritto sul contratto, forse ti avevano detto che il materiale facevano. Comunque, ogni volta che. Io non ho letto il contratto, materiale. Quindi. Ah, quindi non sai che sta lavorando gratis. No, lì. Perfetto, è la mia abitudine, qui non c'è problema. Finché posso col mio buono avere un cappuccino nel cornetto la mattina va benissimo. Ancora non mi hanno mandato via il bed and breakfast, qui ho fatto tutto fighetto col bed and breakfast. Non me l'hai data la carta d'identità? Lui non te l'ha ridata? Perché io lui non incontro mai, cioè lui apre quando io sono qui, io quello turno lui ha chiuso, quindi... Okay. Ricordo, non riesco a fare internet, dovrei trovare un posto per fare internet, qui sono collegata ma la mail non anda. Ah, questo però funziona, Filippo, stai su internet della biblioteca? Allora lo faccio con quello, però volevo che scaricasse in mail, invece non li scarica. Dopo lo guardi, sì, va bene, grazie. Allora, ci siamo? Sì? Ok. Grazie. Quindi adesso andiamo a vedere un po' di pratiche, di tecniche che possono essere usate per migliorare i terreni. Allora, la cosa che stavamo anche chiacchierando con Marinella è che... Le strategie e anche le tecniche, no? Sapete, sì, le strategie e anche le tecniche sono interessanti, no? Le pratiche, però in realtà non vanno prese così come sono. La cosa fondamentale è per questo che io parto sempre dalle calende greche, cercando di entrare in questo mondo e ognuno si fa il suo film, no? Perché una volta che uno comprende o insomma comprende i principi e ha la capacità di osservare, ok? A questo punto di pratiche ne può tirar fuori, di soluzioni ne può tirar fuori direttamente. Quindi preferisco io dare i principi, anche se non si va sul pratico a volte, perché se non altro uno poi dopo trova la soluzione quando sa che cosa c'è bisogno. Se io dessi direttamente solo le pratiche, no? È possibile che io, non so, abbia solo esperienze in certi tipi di terreni, quindi do delle pratiche che non hanno niente a che vedere con questi tipi di terreni. E, quindi non vi affezionate troppo a certe pratiche, perché vanno bene per certe situazioni, ma completamente non per altre. Quindi sempre ragionatevi sopra, dire che cosa c'è bisogno, quindi partite da uno schema di principio e da lì estrapolate e modificate la tecnica a seconda di quello che avete bisogno, ok? Sempre ragionando, cioè sempre osservando, anche provando, no? E uno schema che invece è abbastanza utile avere sempre presente è che quello, allora, noi abbiamo capito che se la pianta, soprattutto parlando di pioniere, di piante adattate al clima, eccetera, non hanno bisogno né di acqua né di terra, perché la terra se la fanno e l'acqua la prendono, ok? Abbiamo fatto l'esempio del fico, no? Il fico è una pianta adattata perfettamente a questi tipi di terreni e viene senza terra e senza acqua, cioè si preleva quei minerali di cui ha bisogno, l'acqua se la preleva dall'aria, ok? L'accumula completamente. Infatti generalmente sotto i fichi noi abbiamo attraverso le sue radici abbiamo come una irrigazione naturale, c'è tantissima acqua sotto un fico, no?
L'acqua che è accumulata nelle sue radici. È ovvio che se il fico viene messo vicino ad una, a dell'acqua liquida, lui andrà lì per accumularla tutta, perché lui sa che quell'acqua lì esisterà adesso, ma domani non ci sarà più. E quindi lui le accumula tutta. Per cui non avvicinate certo un fico ad uno stagno o ad un serbatoio, perché in quel caso lì lui prende quella del cielo, quella della terra, prende tutto e la trattiene. Però è anche vero che... Scusami. Contestualizzare il territorio. Tu conosci i giardini di Pomona? No. Che è un conservatorio botanico che sta a Cisternino. Sì. Bellissimo, visitato, è stupendo. Ed è un conservatorio soprattutto di alberi da frutta. È chi lo gestisce, Paolo Belloni, che non è originario di qua, ma è venuto a vivere qua un po' di anni fa. Lui ha fatto, cioè, ha messo tutte piante da frutto, fondamentalmente sono 10 ettari di terreno. E ha 170 varietà di fichi diversi, cioè per lui i fichi sono proprio... E ha scritto un libro che è, perché per lui il fico, per tutte queste caratteristiche, ci salverà. Cioè è una di quelle piante che ci salverà, proprio per tutte queste caratteristiche che stai... Quindi siccome è più contestualizzare, se volete farvi una giornata lì... Una cultura di fichi? No, ma a parte che il periodo in cui il periodo in cui vai... Non so, ti trovi il periodo in cui sono i fichi, ti metti sotto questi alberi e mangi i fichi. No, i fichi sono una cosa meravigliosa. Il periodo delle ciliegie è proprio... Io sono svenuta sotto gli alberi di ciliegie. Faremo due giorni. Ci prenota. Poi andiamo lì, torniamo lì. Con le biciclette. Sì. E poi torniamo, la via dell'acquedotto, ci prendiamo pure l'ashram che sta a Cisternino. Quando forse non c'era il microfono? Poi torniamo. Si è sentito? A vocione, cioè. Sì, torniamo e facciamo la mossa così. Anche prima. Anche prima. È un durante. Tantrico, perfetto. Fantastico. Sotto gli alberi di fico. Bisogna stare attenti ai fichi perché hanno un contenuto di zuccheri veramente pessimo. No, guarda. Quindi, mi spiace. Le piante che crescono sotto il fico, per cui vengono, possono prelevare quest'acqua? Sì, abbastanza. Comunque tu la che vai in Valle d'Itria? Ci sono alcune piante. Beh, l'ortica che sono messe sì. Sotto il fico. E allora, l'ortica è un'ottima fibra. Cioè, anche, ragazzi, non ce lo vorrei dire, ma adattandoci a questa nuova visione, per noi nuova, in realtà è anche modificare un minimo le nostre abitudini alimentari, perché se rimaniamo con i soliti solanacee che non sono locali, non so, assolutamente, sono esotiche e tutta una serie di piante, noi stiamo coltivando negli orti praticamente quasi tutte piante esotiche. È ovvio che se piante devi dare acqua, devi dare quello, perché in Messico piove durante l'estate continuamente, quindi se noi insistiamo a voler mangiare i pomodori cioè, detto in Puglia. Detto in Puglia. Infatti, ma non è pugliese. No, solo tre secoli fa quasi non c'era, perché è iniziato molto tardi, perché il pomodoro è tossico e i Maya non l'hanno mai mangiato pomodoro. Se tu vai a vedere nei disegni Maya non c'è il pomodoro, c'è l'amaranto, c'è la quinoa, c'è il mais, c'è un sacco di buonissimi. Sì, ma era ornamentale, loro non lo mangiavano. L'hanno data ai bianchi per farli intossicare. Quindi, e ci sono riusciti perfettamente, che loro non toccavano i pomodori. Però c'è da dire che il pomodoro cotto è un po' meno tossico. Ma questo sono le balle che raccontano, nel senso che tutto è antitumorale, l'ortica antitumorale, la borragine antitumorale, sono tutti antitumorali. Quindi loro dicono una cosa solo per aumentarne il consumo. Guarda che la stampa è una merda. No, questo non lo dice la stampa, questo lo dice Don Sergio Chiesa. Cioè stiamo parlando veramente del sommo. Però voglio dire, guarda... Sommo nutrizionista... Allora, questa cosa del pomodoro, l'ho letta anch'io, l'hanno tirata fuori, va bene, è un antiossidante. Ma sai quante sono antiossidante? Molto meglio il pomodoro. È come dire, lo spinacio sa ferro, una bugia, il braccio di ferro dice che è una bugia grande come una casa, perché c'ha molto meno ferro di tantissime altre piante. E soprattutto coltivate in maniera come si coltiva, anche biologica, il ferro non ce l'ha. Quindi non ci raccontiamo. Poi il ferro come lo assimili? Assimili solo se non ci metti l'olio e se ci metti il limone. Allora anche lì, sai, le cose sono infinite. Quindi io vado a vedere prima le tossine, ovviamente. E prima vado a vedere
cosa c'è di selvatico nel mio terreno che si può mangiare? Perché non c'ho nessuna voglia di mettermi lì né di affatti. Ma tutto, ma tutto. Cioè le palle dei fichi, ragazzi, ne mangiano in Messico, potete mangiarle anche lì, non sono tossiche le palle dei fichi. Le palle dei fichi. Dei fichi d'India. Ma le palle si mangiano. Certo che si mangiano. Quindi voglio dire. Come si mangiano? Le spelle le puoi fare ai ferri. Sì. Quindi voglio dire, roba da mangiare ce n'è anche troppa, solo che abbiamo questa malformazione non professionale, non lo so, culturale, per cui pensiamo che la produzione è quella e non è quell'altra e bla 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 bla. Cioè quello che mi sono resa conto di avere un'azienda e non averla più è che in realtà l'azienda mi creava talmente tante spese che io dovevo lavorare per mantenere l'azienda. Non lavoravo per mantenere me e fare me il salutare, io lavoravo per mantenere l'azienda. Soprattutto poi dovevo come coltivatrice diretta, dovevo anche pagare quei non so quanti, non pago più. Non c'ho, io la mia pensione è una earthship con degli ulivi, una food forest, senza luce, senza bollette, questa è la mia pensione, non è che vado a cercare pensioni. Ah, è l'earthship? Sto facendo una earthship. La Hership è una casa, domani ne parliamo semmai, perché è una casa. Aria? Eh? Con aria? E se, come la fai? No, aria è un'associazione di... No, no, la faccio io con le mie mani. Ma che io... cosa utilizzi? Eh? Che cosa utilizzi come materiale? Pneumatici. Ho preso una multa di 600 euro per avere e tanti pneumatici sul mio terreno. Adesso sono nascosti, li ho portati in un'altra regione e sono nascosti nel bosco. Beh, non la sessione. Robin Hood. Senza parlare di questo, perché sì. Stavo interrogando su sta cosa. Senza dire quella parola. No, sì, molto mi sono interrogato, l'ho studiato queste cose qui. Cosa la faccio allora? Ho iniziato un po' ad approfondire queste cose qua, 6-7 anni fa, perché mi fecero vedere dei progetti e poi mi sono studiato un po'. In Spagna, secondo me. L'unica cosa che non riesco ad approfondire, da un punto di vista, perché non ho mai approfondito questo argomento energetico, l'aspetto energetico. Cioè, quei materiali... Per fortuna dureranno per tutta la vita, sì, vai avanti. Sì, voglio dire, a livello di emissione. No, no, a me fa morire, ma queste cose mi fanno morire, perché? Allora, il pneumatico rilascia, ok, polveri nocive solo quando è surriscaldato, cioè a ogni frenata di macchina tu le respiri. Se viene sotterrato non ti fa nessun problema, se non c'è il sole che gli va diretto non ti fa nessun problema. Quindi le persone che dicono questo poi vivono in città e stanno... Ma io non lo so. No, ma capisci che ti voglio dire? Rispetto alla nocività. Ah, rispetto a che cosa? No, la nocività io sono sicuro che una volta che lo inglobi non ti dà problemi. Il problema è un altro, io sto parlando, sto riflettendo sull'aspetto energetico della materia. Cioè, quando... Non parlo di feng shui e queste cose qua, però... Diciamo, vivere degli ambienti dove c'è pietra e legno, da un punto di vista energetico... È abbastanza inerte la gomma, eh? Non è metallo. Il metallo ti rompe i coglioni nei campi magnetici, elettromagnetici. No, la gomma è abbastanza inerte. Se ci metti la terra alla fine, non hai problemi. Comunque di metallo nei copertoni ce n'è a sparare. Sì, ma non c'è dei filettini. Non hanno grandi quantità, sono filettini, non è la quantità del metallo. Il campo magnetico te lo modifica, un metallo di una certa spessore. No, ma il campo magnetico, Gigi, stiamo parlando, non... Allora, il campo magnetico hai bisogno dei cavi di una certa grandezza, almeno così, per modificare il campo. Per cui se tu hai una struttura come questa qui, con dentro i rod... I tondini, lì sì che ti rompe, ma quando sono questi filettini di ferro, li hai visti come sono? Sì, ma ce n'è tantissimi. Io ho capito, ma è la spessore. Non riuscivo a bucare, ma è solo l'altro, comunque c'è la gomma. Però se ti pulisci la ascelle con il... Oppure nella prossima. Sulla gabbia di Faraday, non so se è quell'isolamento lì... Nella prossima. Era solo una. Domani comunque parliamo di abitazioni, di adattamenti al clima, di materiali, di tette verdi. Noi le chiamavamo le tette verdi, perché da noi è tutta femminile, no? Le fasciole con le sasse, le carabiniere con le baffe.
le cane, tutto femminile, le omine, le cane e quindi le tette. Visto che hai fatto le tette, sì, ne ho fatte, le ho rifatte, fatte, rifatte. Utilizzano tutto al femminile. Dove? Autopia, questa comune, libertà. Ma no, quella è obbligata, invece questo qui sì. Proprio è l'assesto, è storico. Sì, sì, no, quando arrivano i carabinieri, sia dal nord che dal sud, arrivano al centro, si vedono le carabiniere, si... un attimo te. A carabiniera a chi? Allora, adesso vediamo quindi un po' di pratiche, però abbiamo visto che la cosa che ci interessa di più è uno, la cosa che fondamentalmente ci interessa è aumentare la biochimica del terreno, quindi aumentare i passaggi degli elementi. Quindi noi più abbiamo vita di sotto, ok? Più noi abbiamo ovviamente abbiamo un terreno salutare, quindi abbiamo un terreno che produce, abbiamo un'autofertilità. Quindi per aumentare la biochimica del terreno, è una biochimica quindi in ambiente aereo, perché noi eravamo in ambiente d'acqua prima e adesso siamo in ambiente aereo. Per aumentare questa biochimica abbiamo bisogno di pochissimi elementi, diciamo, fisici e chimici. Uno l'abbiamo detto, abbiamo bisogno di umidità, che non è acqua, è umidità. Ed è la stessa cosa quando facciamo il compost, non abbiamo secco, non abbiamo umido, ma non abbiamo bagnato, abbiamo umido. Quindi i microrganismi del terreno lavorano perfettamente se hanno un'umidità corretta, ok? Quando c'è troppa acqua inizia la fermentazione anaerobia, ok? L'altra cosa di cui abbiamo bisogno è il tepore. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che non abbiamo bisogno di esagerato calore, non abbiamo bisogno di freddo, 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 quindi deve mantenere una costante temperatura, un tepore, ok? E anche questo, poi dopo tutte le tecniche, voi andrete a vedere, se è un clima esageratamente caldo, tenderete a proteggerlo e a mantenerlo fresco. Se è un clima fresco, tenderete a... Allora dice, ma qui bisogna aprire i terreni perché la pacciamatura copre troppo e non si scaldano. Certo, se voi state in climi freddi, in cui febbraio è freddissimo, è ovvio che la pacciamatura vi sta raffreddando. Quindi lì dovrete diminuirla, sottigliarla, oppure cambiarla, oppure aprire dove solo seminate 2 o 3 giorni prima che si scaldi. Perché se no, io non penso più alla pianta. Non penso più alla pianta, io penso ai microrganismi. Come a me, io non penso più a me, io penso a tenere sani i microrganismi. E quindi ho fatto praticamente il 90% del lavoro. Quindi tepore, quindi umidità, e poi un'altra cosa che abbiamo bisogno è la perfusione dei gas, cioè deve essere perfuso, non deve arrivare il vento che evapora tutto quanto, che secca tutto quanto, ok? Ma deve entrare nel terreno come una perfusione, non so come posso dirlo, lentamente, ok? E deve essere ovviamente tutto ossigeno, non deve essere esageratamente ossigenato. Perché quando noi areiamo, ossigeniamo, ma stiamo esagerando nell'ossigenazione. Una delle cose che leggevo nei terreni calcari, ad esempio, è fondamentale non solo i funghi, ma per aumentare i funghi è la pacciamatura verde, che è molto importante, non il sovesce, ma la pacciamatura verde, cioè proprio coprire con materia verde, e lì aiuta moltissimo. E non nei terreni invece argillosi. Acidi, ma in quelli invece alcalini li aiuta molto. L'ultima cosa che abbiamo bisogno, se la parte di terreno è in luce, quindi ci sono alghe che fotosintesino o altri microrganismi, batteri oppure piante, abbiamo bisogno di una diffusione di luce. Sempre la luce non deve essere diretta, non deve essere esagerata, dipende da pianta a pianta, ok? Ma deve essere soprattutto diffusa, deve arrivare in maniera, diciamo, a proposito di questo argomento, in questi climi mediterranei a terreno alcalino, calcareo, è interessante notare che tipo di pioniere ci sono. Le piante pioniere, abbiamo detto, sono piante molto resistenti, che crescono velocemente, eccetera, ma soprattutto sono piante che resistono a illuminazione molto forte, quindi andremo a scegliere quelle piante che hanno una corteccia un po' più spessa,
un po' più scura, okay? E anche se noi ragioniamo sulle pioniere, perché posso dare una lista di pioniere, ma in realtà sempre dipende dalla zona, poi uno va nel selvatico e le trova, sono quelle piante che generalmente vengono seminate dal vento. Perché dal vento? Perché il vento porta i semi anche in zone dove non ci sono altre piante. Non saranno quasi mai piante che vengono giù con ghiande e che quindi sono abituate a crescere sotto la madre pianta, per cui hanno l'ombra e sono protette, ok? E alcune saranno trasportate dagli uccelli o dai mammiferi, soprattutto dai mammiferi, perché infatti i fichi sono trasportati anche dagli uccelli, ma anche dai mammiferi. Gli uccelli hanno la tendenza a stare sulle siepi, su altri alberi, quindi dove lasciano il seme, famosa pallina di Fukuoka, dove lasciano il seme, lo lasciano sempre sotto all'ombra di qualcosa. Anche quello vi fa ragionare sul tipo di pianta. E tutte le piante ovviamente succulenti vanno usate per coprire i terreni. Cioè già il fatto che io ho una certa quantità di piante succulenti che corrono, okay, e che sono resistentissime al sole e che sono maestre nel raccogliere la rugiada, tipo piante grasse, tipo cactacee. Queste sono troppo profonde che possono disturbare poi. Guarda, nessuno disturba nessuno. Intanto se tu vai a vedere le cactacee, proprio le radici non ce le hanno quasi, no? Sono proprio fatte per accumulare tutta la rugiada, perché sono abituate a vivere in climi aridi, a tal punto quasi desertici, dove non esiste precipitazione, ma esiste solo la rugiada. 100% lì l'acqua entra attraverso la rugiada. È un po' come nelle cloud forest, nelle foreste di nubi, non so come si chiamino, dove tutta l'acqua arriva attraverso la rugiada, che sono agli opposti se vogliamo, ma sono identici da questo dato. In questo luogo secondo me arriviamo un 60% arriviamo di rugiada. Quasi 70. Comunque la media del pianeta è 80% di acqua arriva attraverso la rugiada, quindi noi dobbiamo calcolare la rugiada, punto. Perché è quella che non ci disturba i terreni. Quindi andiamo a recuperarla, andiamo a vedere come facciamo. Infatti il biogoio è una di queste tecniche. Ma puoi dirci il nome di una pianta di queste succulente? E adesso domani andiamo, dopodomani andiamo lì lungo il coso, ne abbiamo già trovate diverse, tipo gli ottentotti, cioè di tutto. Sedum e Grassulacea? Sì, con il giallo rosa. Sì. Ma anche la rugiada, quella che ti ho fatto vedere, che non so come si chiami, la chiamo. La portulaca anche. La rugiada che è commestibile. Ah, c'è una pianta che si chiama così. Sì, ma è rossio, si chiama, è spagnolo rossio. In italiano non si chiama rugiada. Rossio. Se no. Rugiada vuol dire. Il finocchio marino. Anche succulento? Sì, anche succulento ed è anche commestibile. Qui c'è tantissime piante di mare che sono commestibili e che sopportano di, una... sì, di costa. Profita, quello. Se lo metti altrove non lo riesce a fare il finocchio marino. Beh. Se non c'è sale non va. Vabbè, però salsedine ce l'hai per almeno qualche chilometro all'interno, qualche chilometro. Io l'ho visto sempre solo su ma tu l'hai mai spostato? Tu l'hai mai spostato? Sì, però non so perché vicino al mare, vicino alla stazione. Beh, proviamo a spostarlo, proviamo a metterlo sul protetto. Ma come le chiami quelle piante lì? Cactacee, succulente, cactus, succulente oppure grasse. Non so altri termini. Xerofile, sono tutte le cactacee stanno sotto a... Sono piante che hanno bisogno di poca acqua. Sì. Però c'è anche degli alberi, mi sembra che non sono cactacee, che sono comunque... Sì. Ah, ecco, ok. No, io adesso parlavo delle piante grasse in particolare. Comunque sia, ad esempio, una delle tecniche che ho usato, adesso sono stata 5 mesi in Tenerife, lì è semiarido. E lì praticamente io per coprire il terreno usavo gli ottentotti. Ottentotten? Ma gli ottentotti non è anche il nome di una popolazione? Sì, gli ottentotti. Una pianta come il fico del capitale. E poi usavo dei fichi, loro hanno degli spinaci selvatici lì che praticamente accumulano tantissima rugiada dentro. E l'accumulano, è buonissimo perché tu vedi come se fossero delle vesciche.
Allora si appoggia l'acqua e poi immediatamente viene assorbita dalla foglia e fa delle vesciche che poi piano 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 sono, le vedi, sono tutte bagnate, ma in realtà non sono bagnate. Poi con le schiacci queste vesciche si e sono buonissimi. Insomma, usavo tutte queste piante per coprire il terreno, ovviamente, perché loro sono maestri di raggiungere e riprendere, poi lo rilasciano nel terreno e le loro radicine sono in genere piccolissime, perché non vanno a cercare l'acqua sotto, non sono capaci, la vanno a prendere in aria. Vabbè, allora, quindi diciamo che se noi manteniamo questo, questa cosa, una volta che noi facciamo ripartire l'autofertilità, quindi... Artemia cordifoglia. Sì, fai vedere? Artemia si chiama. Artemia, sì, è lei. Questa, sì, in italiano Artemia. Adesso vediamo come il nome volgare. Sì. È autoctona? Cioè, è ovunque, ma che ti importa che sia autoctona? La trovi, è più che autoctona, deve essere cosmopolita. Cioè, locale, scusami, è spontanea, volevo dire. Ok. Cerca il nome volgare, cerca il nome volgare. Cioè deve essere spontanea. Ma comunque se qua dico sì o la trovi lo stesso, perché ti fa vedere quelle spagnole, insomma quelle sono americane. Allora, sì, la Rossio abbiamo trovato il nome scientifico, però volevo capire in italiano, cioè il nome volgare. Ah, Rossio l'hai trovato? Sì. Ah, che figata. Rossio. In spagnolo. Rossio. Allora, andiamo a vedere dei terreni. Partiamo da un terreno, appunto, come abbiamo detto ieri, no? Abbiamo considerato che abbiamo considerato un ecosistema avviato con la sua foresta e la sua particolare capacità di assorbire la rugiada, e soprattutto il fatto che c'è un gradiente termico positivo di temperatura, per cui l'acqua viene richiamata all'interno della terra, ok? E fino ad arrivare a 4 gradi. E invece abbiamo visto un sistema che è un tecnosistema, lo chiamerei, in cui è stato di produzione di cibo, quindi tutti e due producono cibo, questo in quantità nettamente maggiori, questo ha una varietà di cibo altissima e una quantità molto più alta, e soprattutto, insomma, invece abbiamo visto un campo di una monocultura, anche biologica, non mi interessa, ma insomma una monocultura. Abbiamo visto che ritagliando cosa succede? Che invertiamo il gradiente termico, quindi l'acqua che scende non ha la capacità di aumentare di temperatura ed arrivare a una temperatura più alta qui, per poi dopo essere assorbita, ma arriva fredda, arrivando fredda e trovando un terreno caldo espande e non può essere assorbita, ok? Quindi scivola via. Se è drenante assorbe un minimo, comunque non viene trattenuto, ok? Quindi ripartiamo da questo malato qui. Noi abbiamo detto abbiamo un malato in terapia intensiva e dobbiamo mano a mano riportarlo verso il naturale, cioè verso l'indipendenza, l'autofertilità, pur mantenendolo non qui nel bosco, perché tanto vale che facciamo un bosco, no, noi vogliamo coltivare delle cose a cui siamo abituati, forse integriamo con qualcosa di nuovo, ok? Ma intanto lo vogliamo mantenere sicuramente più sano, quindi bisogna ricostituire soprattutto la flora, oltre che la fauna nel terreno. Allora, la prima cosa che facciamo, che cos'è? Abbiamo visto anche che se noi lo abbandoniamo così e ce ne andiamo, un terreno incolto e abbandonato, va verso la desertificazione, perché non ha più la capacità di autofertilità, no? Allora, la prima cosa che facciamo è andiamo a vedere l'umidità, perché l'umidità è importante, va bene? Perché intanto i microrganismi ci possono anche arrivare da soli, poi dopo vediamo come si fanno gli M, bokashi, e usiamo anche tutte queste cose qua. Però intanto vediamo un po' di recuperare l'acqua, ok? Tutta l'acqua, perché abbiamo visto che questo terreno qui non è capace di prendere l'acqua di rugiada. E in Italia, con tutte le coste che ha, ovviamente c'è tantissima acqua, nell'aria, no? Allora, una delle prime cose che facciamo, se è un terreno pendente, siamo un po' avvantaggiati. Perché siamo avvantaggiati? Perché di notte l'aria pesante con umidità si appoggia e riscivola
proprio per il suo peso verso valle, no? E generalmente noi abbiamo delle case vicino e questa umidità ci può anche dare fastidio perché arriva contro le case, quindi dobbiamo fermarla prima. Allora, una delle tecniche che stiamo usando molto, e l'ho usata appunto a Tenerife, ovunque vi farò vedere le foto, ma anche in Turchia, insomma in luoghi abbastanza aridi, e sulla isometrica, diciamo che qui c'ho delle isometriche, cioè delle linee a livello, io vado a creare un biogoio. Che cos'è un biogoio? Un biogoio è un rotolo bio, cioè è la salsiccia fatta di tutte le potature, tutti i rami, tutto quello che io taglio, da delle cose così fino a piccole, e di grandezza variabile, secondo che lo dobbiamo fare, ne faremo uno per il suo tetto per trattenere l'espansa del tetto verde, in cui può essere usato piccolo così e possiamo fare ad esempio velocemente senza costo dei recinti, diciamo, abbiamo bisogno di una parte di tipo, noi abbiamo il problema degli istrici, qui non ci saranno istrici che ci mangiano le patate, che se io voglio veramente coltivare le patate devo mettere un recinto, oppure che so io, ci abbiamo altri problemi, i cavalli, le vacche o le capre o qualcosa, allora io metto dei pali. Ok, e poi faccio questi rotolini che sembrano proprio delle cose natalizie, dei salami legati, ghirlande legate, e li metto attorno ai pali, no? Creando appunto il mio. A questo punto io ho questo recinto qua che per molti animali è praticamente invalicabile, tipo il muro di Adriano. E a questo punto però io ci posso mettere alla base di questo delle piante rampicanti nella parte in ombra. Questa cosa qui cosa farà? Comunque, come biogoio, essendo una cosa compatta con tanta superficie, se viene attraversata da dell'aria che contiene acqua, all'interno io avrò una temperatura diversa, quindi l'aria entra dentro, abbassa la temperatura, quando dell'aria si abbassa di temperatura, automaticamente per la sua caratteristica rilascia l'umidità. In più c'è tantissima superficie, perché sono tutti questi rami, quindi quest'aria rilascia l'umidità nel biogoio. E qui e prosegue il suo cammino. Come si chiama? Biorroio. Biorollo spagnolo. Biogoscio, argentino. Io l'ho imparato in Spagna anni fa da un amico che segna. Presidente. La testimonianza. E qualche altro così? Furcas. No, te lo puoi fare piccolo così, grande così, dipende da quello che devi farci. L'abbiamo fatto a Bari. Era così. Sì, tenevano tutti quanti, 20 persone. E abbiamo fatto, praticamente abbiamo circondato Bari di biogoi. Sì. Quindi i baresi stanno lì e i baresi non ascoltano, no? No. No. Siamo in Mondovisione, ma Bari non ci ascolta. E va bene, e quindi questo biogoio, se posizionato sul terreno, cosa fa? Innanzitutto è una trappola di rugiada, perché tutta l'aria che passa, che c'è un minimo di acqua, me la lascia. Ma la cosa più interessante è che abbiamo visto che noi siamo interessati ai movimenti dell'acqua, non tanto liquida, perché ogni volta che si muove liquidamente nel terreno mi fa un casino, me la rompe, me la rovescia, mi porta su l'argilla, mi porta via quello o quell'altro, ma soprattutto capillarmente o osmosi. In questo caso si muove per capillarità. Ora, se noi pensiamo al classico esempio del bicchiere d'acqua con dentro una fettuccia, ok, che abbiamo dei vasi comunicanti, se io metto un vaso d'acqua e una fettuccia, mano a mano la fettuccia per la sua capillarità mi assorbe tutta l'acqua e me la porta via. Il biogoio fa lo stesso. Ce lo posso mettere in una parte dove c'è più acqua e mi trascinerà dove c'è meno acqua, ok? Perdendo pochissimo di evaporazione, perché ovviamente dentro è caldo, ok? Quindi non ci sarà evaporazione. Questo non è tanto, no, lo metti vagamente lungo l'isometrica, anche se tu non sei preciso, tu sai benissimo che comunque l'acqua per capillarità può risalire. E la cosa interessante è che tu lo cerchi di mettere, qui ad esempio c'ha il ruolo di recuperare esattamente la condensa, di fare condensa sull'area di discesa. Ma se tu ad esempio qui avessi un bosco, oppure avessi una coltivazione di fichi d'India, come succede in questo posto, sapete che i fichi d'India sono carichi d'acqua, non 100% d'acqua. Allora voi potete mettere questo biogoio sottoterra a contatto diretto col fico d'India, lì o con un fico, lì ci sarà sempre dell'umidità e quindi lui prenderà questa umidità e lentamente me la trasporta. Ok?
Se c'è molta evaporazione in climi come questi, allora io cercherò di lavorare sì per catturare la rugiada, e deve essere esterno, ma anche lavorerò molto sottoterra. Tutto il lavoro sottoterra, adesso vi faccio vedere un po' di diapositive, è un lavoro che ho chiamato sistema linfatico, cioè praticamente se io ho un terreno dove non ci sono più radici, non ci sono più reti di funghi, non c'è più movimento di acqua, perché se io ho solo la parte inorganica della terra, il movimento di acqua sarà, io gli metto una goccia d'acqua, sarà radiante e centrifugo, non mi va in canali, quindi si disperde e soprattutto mi evapora. Se io invece vedo come funziona il sistema silvestre, quello prende i suoi canali, le vecchie radici, dei tronchi, i funghi, cioè ovviamente l'acqua predilige muoversi in un sistema silvestre in capillarità o osmosi lentamente, ma mi va nei canali prestabiliti, delle autostrade per l'acqua. Quindi in questo caso io, se ho un terreno che non c'ha più questo, il sistema linfatico, appunto esattamente come fluisce la linfa nei nostri, non il sangue che è un po' come un fiume, ma a livello di osmosi e di capillarità come si muove nel sistema linfatico, io vado a ricreare questo sistema. E quindi cosa faccio? Farò delle buche 30-30, non tanto grandi, ci infilerò dentro tutti questi rami, però belli, 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 compatti, compressi, perché devono avere tantissima superficie, perché poi dopo lavorando con gli IM, cioè quei microrganismi, io metterò un po' di liquido magico, sembrano le gocce di Panoramix, oppure quelle che usava i Defix per Obelix per rifare, per rimettere le ghiande. Cioè, lo metterò lì dentro, vi faccio vedere, e a questo punto con l'umidità gli microrganismi iniziano a occupare tutte le superfici e quindi sono presenti ovunque, quindi mi fanno il lavoro. Una cosa, questi biorob sono impacchettati o semplicemente sono delle fascine strette? Magari queste sono delle fascine però lunghissime, perché quindi sono inter... con delle cose. Ma invece quelli che sono nella terra non devi legarli, perché tu basta che fai lo scavo, le infili dentro. L'unica cosa che devi stare accorto è che devi metterci un tessuto di cotone, insomma, organico sopra, vecchi lenzuoli, perché poi se no la terra di nuovo è radiante, esattamente. E ti durano 1, 2, 3 anni, quanto ti durano non ha importanza, perché il momento che poi hai ripristinato le tue perenni, in permacultura si lavora soprattutto con perenni, ok? Quindi ridurrai la tua abitudine alimentare alle annuali il meno possibile, perché è molto più semplice lavorare con le perenni. Perché l'agricoltura convenzionale non lavora con le perenni? Anzi, ha fatto diventare le perenni delle annuali. I meli che durano 30-40 anni sono diventati 12enni e muoiono. Anche l'olivo 20 anni. Sì, perché? Perché le piante non sopportano quel tipo di coltura, non sono sane e muoiono. Allora, se tu hai una coltura di un anno, tu la carichi, cresce, poi inizia a ammalarsi, inizia a avere i parassiti, la raccogli, la vendi, basta, ripartiamo. Ok? Mentre invece l'abiete perenne, cioè, ci sono tantissime piante, qua riuscireste anche a avere il pomodoro perenne se proprio lo volete mangiare, se proprio vi volete male. Ma le melanzane che sono ancora più tossiche, che vengono benissimo. Dicevi che gli olivi durano 20 anni. Ma le parmigiane ce le facciamo? I pianti super intensivi, quelli con 1000 piante adesso, sì, che sì. Durano 20 anni, dopodiché... Cioè, Sariano, significherebbe cancellare la parmigiana. Va bene, possiamo fare un po' una volta al mese la parmigiana. No, ma anche meno, la mangiamo così. Come i panzerotti. La carne c'è una schifezza. Dico, è tutto tossico, più o meno moderatamente. Ah, guarda, non è anche quello, bisogna un po' rilassarsi, non è un problema. E nel senso che non è che puoi... everything gave you cancer. Però, secondo me... interessante anche da un punto di vista di stimolo di immaginazione, e vedere come un sistema agricolo può modificare usando delle piante che sono sane, perché se la pianta è sana ti dura, è ovvio, come siamo noi? Noi abbiamo un'età media di 130 anni e non ce la facciamo ad arrivare, perché siamo tutti tossici, e va bene. Ok, però se tu sei sano, tu puoi vai avanti 130-140 anni tranquillamente, non è che hai bisogno di molto, questa è l'età media. Una palla per me. No, perché vivi, te la godi, fai un rave continuo, un bio rave.
Se fai a B-Ray si può andare a un B-Ray. Un B-Ray di 130 euro. Ma per te, se permetti. C'è uno spinning. Basta che prendi di tu prendi l'IM, vedrai che tranquillo, non su di più, io la prostata benissimo. Allora, adesso andiamo a vedere un attimo, vabbè, poi parliamo di altre cose così vi faccio vedere. Io ho usato anche questi sistemi, cioè si usano anche questi sistemi ad esempio come fitodepuratori per acque grigie, ok? Cioè cosa succede? Succede che qui avete una casa, ok, che dove vi esce dell'acqua grigia, acque grigie sono acque di cucina, acque di doccia e di lavandino, quindi avranno fosfati, nitrati, avranno un po' di tutto, però che succede? Tutto questo è cibo per i nostri microrganismi, quindi io partirò quindi da un bioroio sotterraneo, in questo caso farò, adesso vi faccio vedere le foto, metterò tantissimi rami, faccio una buca un po' più grande di 50 circolari, metterò tantissimi rami, se è molto drenante il terreno mettete del cartone sotto, quel cartone ferma, dei pancali o dei letti di semina, di orti che ho fatto a Sydney dove è tutto sabbia, quindi lì proprio il drenaggio è continuo. Io praticamente toglievo, anche perché era semplice, una 30-40 cm di sabbia, perché non si può chiamarla terra, ci mettevo proprio un malloppone di cartoni così, rimettevo la sabbia sopra, poi iniziavo a coltivare, lì quando gli davano quando pioveva, quando c'era acqua, drenava, trovava il cartone, si fermava, a questo punto per capillarità risaliva e le radici le andavano a ritrovare, quindi era buffissimo vedere questo giardino dopo 3 mesi d'estate in cui c'erano gli unici letti che erano verdissimi erano questi, tutti gli altri erano secchi. Si abbassava troppo? No, non tanto. No, perché poi si gonfia di radici, le piante man mano fanno materia, no? Sono come, sai Baba, tirano fuori la materia dall'aria, che ci vuole? Cioè, lo chiamiamo un miracolo e le piante le fanno continuamente. Allora, dopodiché questo canale sotterraneo che se vi faccio vedere cammina, quindi mano a mano che cammina ci sono tutti i microrganismi, invece di andare radiante e non trovare i microrganismi nella terra, tipo una doccia lasciata così nel terreno, qui prende il canale l'autostrada dell'acqua con questo bioroio e quindi lì inizia, mano a mano che cammina, inizia a metabolizzarsi tutta questa roba, cioè i batteri se la mangiano, la trasformano e quindi le piante ne possono, no? Fissano nell'humus e quindi le piante la possono recuperare. No, puoi usare tutto. La cosa buffa è che con i microrganismi puoi usare anche i radioattivi, c'è una cosa impressionante. Non è che devi usare, usa il meglio che è per la tua pelle. Non hai bisogno di usare saponi, né per lavare i piatti né per il tuo corpo, ma se li usi, ma va bene comunque, tanto lì ci stanno i microrganismi che è cibo per loro il sapone che tu usi, non vedo l'ora di mangiarselo, quindi, ok, un'altra cosa che oltre al bioroio, quindi che ne fate quello che volete, ghirlande di fiori eccetera eccetera, quindi ha questa caratteristica di far camminare l'acqua dal più umido al più secco, quindi la ritroverete dove vorrete voi, poi comunque lo fate e lo osservate. Una volta recuperata l'acqua di rugiada, dobbiamo invece pensare alle acque di scorrimento, cioè le acque piovane, che quelle non devono scorrere, ok? E allora lì però vanno fatte delle modificazioni della topografia del terreno, ok? Perché? Perché sennò l'acqua mi va via. Allora in quel caso io userò le fosse livellari, cioè io faccio, e queste sì sono sulle fosse, sulle linee di livello, perché io ci avrò questa figura qua, ok? Quindi avrò una parte concava a monte, una parte convessa a valle. Ovviamente tutta l'acqua di scorrimento mi finirà qui sotto e guarda caso anche i fluidi del vento, il vento stesso mi accumula alle foglie. Quindi lì io ho un compost che io non ho fatto fare tutta la natura, solo ho modificato cioè il rilievo del terreno. Okay? Questa acqua mi filtrerà lì dentro, okay?
Se io ho sempre dei terreni drenanti, posso benissimo mettere dei cartoni qua, di modo che l'acqua mi si ferma un pochettino di più. In attesa, 1, 2, 3 anni, che le piante che io metto, che possono essere delle perenni, entro i quali io faccio delle coltivazioni invece di annuali, ok? Però io le coltivazioni annuali non posso averle estensive nello spazio. È meglio che io le riduco, e non in quantità, ma proprio in le divido, diciamo, e faccio ogni volta dei cordoni di protezione sia dal vento ma soprattutto fertili. Allora ogni siepe che io ho intorno ad una cultura, una monocultura, che poi cerchiamo anche di farle diventare bicoltura, cioè almeno seminare il grano come fa Fukuoka, cioè su un letto ad esempio di trifoglio, quindi su una perenne, trifoglio nano. Io ho provato trifoglio nano col fago e ha funzionato molto bene, perché praticamente tu sfalci e poi semini e poi smuovi leggermente, proprio con degli aghini. Io avevo una macchina che mi era arrivata dall'Austria, perché c'era il cugino del mio ex marito che faceva biologico da già 20 anni prima, e allora io praticamente passavo il trincia, poi seminavo e poi passavo questi aghini, quindi diciamo il seme si adagiava sotto al coso e mi ripartiva. Forse non avevo 30 quintali ad ettaro, forse ne avevo di meno, ma la qualità era talmente superiore che è come dire, cioè, noi cosa facciamo noi agricoltori quando dobbiamo vendere? Non vendiamo roba, vendiamo acqua. Allora la cosa la pompiamo d'acqua, prima così pesa e poi la vendiamo. Se io prendo una verdura, una frutta che è stata pompata d'acqua e una no, e la secco e vado a vedere la quantità di minerali, che è poi quello che mi interessa, e alla fine, o vitamine, o quello che trovo, però insomma a base di minerali, alla fine quello che io trovo è la quantità è uguale, forse è maggiore quella che è più piccolina e più... perché cioè, alla fine tanto vale quando cucino che ci aggiungo l'acqua, punto. Cioè, ma lo vediamo dalle bistecche, lo vediamo da un sacco di cose, cioè quando le mettete a cucinare cioè, spariscono, cioè è una cosa... Ok, quindi è inutile, cioè se abbiamo un minimo di etica e facciamo agricoltori, o smettiamo di fare agricoltori, smettiamo di vendere, o se no è difficile la vita, cioè l'unica cosa è dei gas o degli scambi, perché a livello di denaro il peso è ancora, la quantità è ancora, ha un valore, mentre invece la qualità no. Io lo vedo dal mio pane, noi facciamo pane in casa, lo facciamo col fago, facciamo 8 ore di fermentazione e Ati, il mio compagno, lui è abituato a mangiare pane bianco. In Argentina sono stra industrializzati, non si trova niente che non sia transgenico. E lui mi dice, io da quando mangio il tuo pane mi basta una fetta così, 2 fette, mentre dell'altro devo mangiare una pagnotta così. Intanto era tutta aria, prima di tutto, e poi, voglio dire, non aveva sostanza. Quindi un attimo, insomma, rendersi conto di cosa si mangia, oltre a cosa si vende, no? Vabbè, e quindi noi sulla parte, diciamo, convessa, noi trapianteremo diverse perenni, ok? Nella parte più a sole, piante che sono più adattate al sole, tipo bulbace, cose di questo genere, cipolle, aglio, eccetera. Qui dentro invece possiamo piantare piante perenni, ma possono essere la consolida, le ortiche, piante che crescono velocemente, che ci danno comunque cibo quando ne abbiamo bisogno, no? Questo si chiama quella fossa lì? Swale o fossa livellare, in italiano fossa livellare, in permaculturese si chiama swale, suale. Quindi abbiamo bioroio, suale. Va bene, adesso vediamoci un po' di foto. Yes! Di... piante perenni, puoi comunque mettere un albero, non si crea troppa ombra. Che... Ma se tu hai una monocoltura di cereali, ad esempio,
Beh, gli alberi se mai li metti a distanza di 10 metri, di modo che col sole va a toccare tutto. Possono essere comunque abbastanza... Sì, poi ci metti cespugli, ci metti ad esempio ginestra dei carbonai fissa all'azoto, anche se non è commestibile comunque. Cioè, poi si metti delle piante che noi non sappiamo quello che fanno, ma probabilmente loro hanno un ruolo, no? Metti piante che crescono velocemente, un po' pioniere. Poi sei sempre pronto, una volta che sono tante, a tagliarle. Io uso tanto gli ontani napoletani, eccetera, ma qui secondo me se si va già con quelle, appunto, con quelle che spontanee che si trovano, va bene. Ma ho una domanda. Sì. Sempre riportandolo a extraterrestre, scusate, io fuori dal mondo. Appunto. E sempre riportandolo al sistema, cioè quello che noi vorremmo tirar fuori in questi giorni. Che vogliamo tirare fuori in questi giorni? Non ho capito. Con te in generale. Questa allora, epoca. La questione del di vacche magre. Per esempio, nelle camere di coltivo, no, fuori suolo, è difficilissimo, o comunque cioè, ci vuole un certo tempo. Che cosa? Nelle che cosa è difficile? Ah, ok, non pensavo avessi già detto che... Nei diversi livelli, no? E quindi creare gli accumulatori di rugiada è molto più difficile, nel senso che finché sei in terreno, c'hai l'albero, c'hai nella camera di coltivo... No, perché tu... No, tu puoi fare... Guarda, guardati in internet, puoi fare degli archi col biorolio, puoi farli veramente delle ornamento. Tu hai un biorolio, hai un giardino di una scuola ad esempio, vuoi fare un orto, bene, tu fai partire il biorolio là, che è in ombra, poi lo fai, poi fai un arco qua, e poi dopo lo fai passare da un'altra parte, tu devi ricreare il sistema linfatico, e anche questa cosa qui, quindi lo puoi mettere ovunque. Cioè noi mediamente parliamo di camere di coltivo che sono... La lunghezza potrebbe essere 3 metri, ma ecco, di più. Lo circondi di biorolio, ad esempio, già quello. Anche perché il biorolio abbassa l'evaporazione, perché noi dobbiamo lavorare non solo nell'energia entrante, perché se tu guardi quel coso di ieri, questi file, eccolo qua. Allora, tu devi badare che se l'energia ti interessa devi cercare di prenderla tutta, quindi metti l'accumulatore, quindi tutti diventano accumulatori. Però anche come esce, quindi se questo accumulatore poi inizia a evaporare, allora devo frenare anche l'evaporazione. E quindi il biorolio serve anche a quello, a frenare l'evaporazione. Se c'è l'evaporazione lui la chiappa subito e mantiene le temperature basse del terreno, no? Vedi che hai dei letti. Sì, perché nei sistemi fuori suolo, di fatto... faccio fatica a metterlo, a interrarlo, perché tolgo spazio. Forse c'ho le foto del giardino a Siviglia che è fatto sul cemento di Luciano. Però ce l'ho nel computer, però le passo una chiavetta sto pomeriggio, sì, no? Sì. Te lo faccio vedere. Questo è un sistema di archi o di, cioè, fuori dalla camera. Lui ha fatto delle spirali, dei giochi per i bambini con questi biorolli, guarda, ha creato una meraviglia. Che devo fare qua? Sto coso mi si scivola un po' giù. Quindi devo mettere questa roba qua? Qui. Entra carina. Bravo. Forse devo chiudere questo? Sì, non ci serve. Io non so usare uno di questi. Sì. Non so neanche dove si trova la chiavetta, quindi vedi un po' tu. Ah, fantastico. Facciamo questo. Senza analizzare. Non abbiamo tempo. Apri. Poi ti lascio anche, lo lascio questo computer. Di chi è questo computer? No, questa è la biblioteca. Ah, lo lascio su quello, sì. Ok, dove ce l'hai? Permafoto. Vai a agricoltura. Aspetta, biorolio Turchia. Questi li vuoi gestire tu? Sì, adesso andiamo un po' da Suey, Mignano, Montemato, corretta. Allora, questo qui è in Turchia.
Che devo fare per farlo vedere grande? Clicca di prendere su una foto. Non c'ha la una? E poi va avanti con le frecce. Non devo fare questo? Cosa vuoi vedere? Per questo devi no. Cosa volevi fare? Devo metterlo su tutto lo schermo. Ah sì, allora aspetta. Testo intanto. Vediamo questo. Non lo so. No, perché non è andato? Non lo so. Ecco qui, perfetto. Allora, qui venite più vicino che non vedete niente, vi conviene stare tutti qua perché... Ah, ma lui va avanti da solo? Si può mettere qua. Tu stai guardando con le frecce? Dimmi qua in pausa. Non c'è che dovrebbe apparire qua sotto. Mettimelo in pausa e poi dopo io lo... Non lo sommetto. Ti preoccupare. Cioè, ma come faccio a non far andare? Non si può? Sì, sì, sì. Ah. C'è la pausa. E se non lo vuole a schermo intero senza presentazione andare avanti lentamente? Non si può. Vabbè, io lo mando continuamente indietro. Allora, qui siamo in Turchia. Venite vicino perché sennò... Quello va girato, no? Riesci a vedere? Eh? Ok, allora qui siamo in Turchia, il terreno è abbastanza simile a questo, nel senso che è calcareo, drenante, piove un pochettino di più, però è molto concentrato, forse, ma forse è stessa quantità, non vi so dire. Comunque, qui abbiamo voluto creare, in questa parte qua, un orto e avevamo due entrate di acqua, un'entrata che era dalla strada e un'entrata che era un'acqua grigia, ok? Quindi abbiamo fatto questo scavo, abbiamo coperto con i cartoni perché era troppo drenante il terreno, ok? C'era un po' di argilla ma non era tantissima e poi abbiamo messo tutta la parte, insomma, nelle varie parti abbiamo tagliato e abbiamo messo tutta questa parte verde. No, no, sono legni lunghi devi usare, non puoi usare solamente foglie. E la vite, tutto, vedete? E abbiamo... Questo è il bioroio. Sì, questo è il bioroio sotterraneo. Poi l'abbiamo coperto con un telo, ok? Che tele? Cotone. E poi l'abbiamo coperto con la terra. E sparisce. Però lui continua a fare il suo lavoro, cioè recupera tutte le acque e non ha assolutamente... evaporazione. E poi abbiamo iniziato così, era un po' tardi, però no, era settembre, a trapiantare quello che abbiamo trovato. Io in genere quando devo andare, inizio a fare queste cose, vado nei mercati e piglio tutti i semi possibili e immaginabili e poi vado nei vivai e piglio tutte le piante spontanee che crescono a fianco, che vengono lasciate, insomma porto tutto a casa, vado nelle zone silvestri e recupero un sacco di piante e provo. Qui abbiamo fatto una spirale. No, questo è un forno solare. Cioè fai esca e lasci la foto. E come faccio a fare esca? Strano che non me lo fa vedere. Non ho capito perché, però così le tieni ferme, insomma, dai, le vediamo lo stesso, però non devi sempre... Si vede? Aspetta che è tutto giallo. Con questo dici? No, questo fa partire la presentazione. Ah, questo. È il massimo, credo. No. Bravo. Inizia. E perché ne andiamo a studiare a fare, secondo te? Vabbè, insomma, si vede, dai. Questo è una... Questo, ad esempio, è un tipo di uso del biovoglio completamente diverso, no? Praticamente, quel biovoglio che avete visto voi, era qui dietro, ed arrivava direttamente in questa zona qua. L'ho fatto partire dal basso, questo gli abbiamo messo gli aghi di pino perché l'unica cosa che abbiamo trovato nei vialetti, quindi nei vialetti abbiamo messo cartone e aghi di pino per mantenere sempre l'evaporazione e per non far crescere niente, l'aghi di pino è eterno. No, l'aghi di pino è nel passaggio dove si cammina, che puoi camminare anche sopra il biovoglio, non è un problema. Questo è un forno solare, questo è un biovoglio da recinzione, ok? Abbastanza piccolino. E abbiamo messo qua, vedete, abbiamo messo dei pali, abbiamo fatto partire da qui a qui e qui c'era praticamente la porta. Eccolo qua, questo è il recinto che sta salendo, è già il terzo biovoglio, poi è continuato fino a qua. Siamo in questa meravigliosa casa.
Ecco, qui invece era la parte sotto, l'avete vista con i cartoni, abbiamo iniziato a mettere tantissima, cioè abbiamo continuato col bioroio, poi il bioroio ha continuato a salire e qui abbiamo messo dei cartoni, della terra, abbiamo trapiantato delle piante ovviamente cactacee. Questo invece è un rimboschimento che abbiamo fatto lì con delle swale e basta. Dove vado? Qui? Okay. Adesso però vi voglio far vedere. Sempre qui? Si coltiva sopra. Qua. Ecco. Come? Puoi coltivare sia sopra, ma puoi mettere il camminamento dove c'è il bioroio e coltivare a fianco, come vuoi tu. Io volevo farvi vedere invece. Sì. No, volevo vedere i progetti, faccio vedere Zamlinger, perché quello che ha fatto che Zebra Farm. Ah, poi vi faccio vedere un po' di casa. Tanti piccoli non conviene. Devono essere tutti uniti. No, tanti piccoli va bene, ma deve essere tutto unito, perché è come l'infosistema. Allora. Ok, allora questo qui è il luogo dove ho passato 5 mesi, semiarido, c'ha solamente 100 mm di acqua all'anno, 120 al massimo, arrivano in due acquazzoni, ti distruggono tutto e poi dopo non la vedi più l'acqua, però sta a 300 metri dal mare, ok? Quindi non è umido, però sempre l'umidità c'è, insomma. Non... Ah, la cosa interessante è che questo giardino qui riceveva le acque grigie, per cui dovevo fare dei sistemi di fitodepurazione. Questo giardino qua invece riceveva solamente le acque piovane qui e basta, non aveva... Per cui in questo giardino abbiamo fatto due condensatori e invece questo qui è il luogo, ma è terribile, ma insomma. Il Teide... Cioè, ma quelle cose ce ne hanno mai fatto? Sì, è un luogo che è stato abbandonato da 10-15 anni e adesso l'hanno acquistato e lo rifaranno tutto. Però. Allora, qui inizia un nodo che riceve acqua piovana, ok? Quindi abbiamo messo cartone e quindi abbiamo messo tutti i rami che abbiamo trovato. Non abbiamo trovato niente di verde perché lì con la ruspa hanno pulito. Quindi non c'era più niente, c'erano gli unici due nuclei di piante spontanee, erano fantastiche, perché poi lì mi dà il senso di come, cioè io guardo le piante, osservo, vedo che tipo di piante, quindi so come lavorare con l'acqua, ok? E purtroppo le avevano tutte distrutte, vabbè, comunque le abbiamo messe nei bioroi. Questo è un sistema piccolino linfatico per recuperare un'acqua di un bagno, sempre grigio, no? Sempre di un lavandino e di una doccia. Abbiamo fatto qui un nodulo, no, qui un altro nodulo e un canale tra questi due. Abbiamo messo del cartone, abbiamo messo i rami, ma molto densi. L'acqua è grigia, sì? Normalmente, come l'hanno costruito? No, 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 no. Non c'era niente, l'hanno rimesse, solo che non è legale, mentre in Spagna fare la fitodepurazione è legale, in Tenerife non è legale, però me l'hanno fatto fare. In Italia l'acqua grigia non esiste, giusto? Acqua grigia? Non esiste. I pneumatici non esistono in Italia. Anche. Cosa? No, è una domanda adesso. Non esistono i pneumatici. Liberi. Vabbè, no, no, mai non più, mai è legge che devi separare acque grigie, acque nere e piovane, no, per fortuna, perché una volta mettevi tutto nello stesso... No, no, adesso no. No, ma invece in Tenerife è proprio uno stato a parte, non è Spagna. E poi l'abbiamo ricoperto di un tessuto di cotone e questo piccolo, diciamo, terreno è partito in maniera incredibile. Dopo due settimane già c'erano tutti gli spinaci selvati, perché ovviamente gli arrivava acqua continuamente dal lavandino. Non è importante quando dura, dopo tu parti con le perenni e quindi a questo punto, e soprattutto anche alle annuali, tu li lasci le radici sotto, a meno che non siano carote e cipolle, e quindi le tagli, e tagliandolo tu lasci tutta questa struttura che è praticamente il suo sistema linfatico normale. Ok? Questo diventa anche un corpo protettore per le acque grigie. Sì, sì. Vista la natura di quello che lo compone.
scartone, con la virace. Sì, no, hai perfettamente ragione. In questo caso qui, l'unica cosa che tu devi fare, e questo io lo so per averlo letto, ma non lo so per esperienza, ogni tipo 3 anni tu devi andare, quando si blocca l'acqua che non passa più, perché in realtà qui c'è un degrassatore, per cui te ne rendi conto quando è, a questo punto tu rifai questo piccolo scavo e lo riproduci, quindi dipende dall'uso del bagno, lì verrà usato 2 mesi all'anno solamente, quindi immagino che durerà abbastanza. Allora, qui... Quindi da rinnovare, quindi a seconda dell'uso, cioè della... Sì. Quando ti accorgi lo devi rifare. E in questo caso dell'acqua grigia, certo, assolutamente. E allora, qui è quel giardino che avete visto che aveva, non aveva acque grigie, quindi tutto di acqua piovana oppure di acqua di... Per cui abbiamo iniziato da qui, abbiamo iniziato a fare dei canali, quindi abbiamo recuperato, abbiamo fatto dei nodi, ogni acqua di pioggia che usciva, 1, 2, 3, 4, e poi abbiamo fatto dei canali che facevano zic, zac, e poi un canale qui centrale. E abbiamo messo i fichi d'India, rotti ovviamente, di modo che la sostanza venisse fuori, perché questa sostanza riesce a accumulare l'acqua benissimo e la mantiene. Poi abbiamo iniziato a trapiantare, è molto importante quando iniziate questo tipo di giardini commestibili di andare a cercare piante spontanee, anche se voi trapiantate ad esempio delle piante di vivaio, di andare a ricercare le piante simili a questa qua, maestre, perché loro sanno, loro hanno praticamente attaccate alle radici i microrganismi che di quel suolo lì, cioè sanno trattare quei tipi di minerali, di metalli, eccetera. E allora questi microrganismi poi vanno a occupare anche tutti gli altri spazi, perché sempre lavorare con le selvatiche del luogo. Proprio per questo fatto, è come una pasta madre, quando voi iniziate tipo un compost, andate nel bosco, pigliate un po' di humus, e questo fa uno starter, perché c'ha tutti i funghi e i batteri di quel tipo di terreno, no? Cioè, il selvatico sa come comportarsi, quindi voi pigliate la memoria, in modo di dire. Allora, qui c'è un inodio, abbiamo infilato di tutto, piatti di carta, eccetera. No, queste qui sono delle vasche. Ecco, qui c'è un condensatore, che dopo ve lo farò vedere, che però tratteneva l'acqua, ci sono 4 bioroi che finiscono dentro. Questo condensatore qui c'ha una plastica sotto perché riceve tanta acqua piovana, quindi volevo che si riempisse in un certo senso e avesse un troppo pieno che finiva in quest'altro che invece non ha plastica. E poi volevo che fosse abbastanza umido da permettere a questi 4 bioroi di recuperare l'acqua e portarsela in giro. Lì è molto arido, cioè d'estate è una cosa impressionante, non tanto perché sale la temperatura, quanto perché non è secchissimo. Questo invece, questo condensatore qui, c'ha un tubo, poi lo vedremo, e un tubo solare qua che continua a tirargli aria, a creargli un vuoto d'aria qui sotto, quindi altra aria entrerà dentro, altra aria rilascerà acqua. Dopo ve lo faccio vedere perché sta in un'altra cartella. Questo è sempre, vedete, queste sono le acque grigie. E qui abbiamo fatto dalle acque grigie, abbiamo fatto un grande spazio, qui c'è un degrassatore sedimentatore, poi l'acqua va qui e poi lei inizia a correre dappertutto. Farla arrivare dall'acqua grigia fino all'altra parte. È un pozzetto sedimentatore, quello a monte. Quello a monte che non lo vedi, adesso lo faccio vedere. Beh, il grassatore è sedimentatore, quindi togli il grasso, togli i sedimenti, già qualcosa è certo. Questo qui è spontaneo, questo qui invece sono tutte robe che abbiamo messo, questo qui è spontaneo. Lì appena gli dai un minimo di umidità, perché i sistemi semiaridi, appena arriva il periodo di rugiada, sono le piante che si sviluppano velocemente per loro natura, e quindi ovviamente immediatamente tu hai accumulo di acqua, perché loro non si fanno perdere niente, no? È proprio la loro caratteristica. Infatti sono partiti questi giardini in maniera ridicola.
adesso poi ve lo faccio vedere. Qui invece è una fitodepurazione dentro un terrazzo, quindi ho messo una plastica e del cartone, l'ho riempita di rami, gli ho messo gli M, ok? Poi l'ho messo un tessuto sopra e poi gli ho messo dell'argilla espansa sopra, ma ho fatto in modo che questi erano 2 metri, poi c'erano altri 3 metri, che l'acqua potesse scorrere, entrare qui dentro, però poi finire nella terra che era successiva, quindi aveva il tempo per ripulirsi. Questo è il condensatore, questo è il giardino già dopo tipo una settimana che già l'avevamo finito. E qui iniziava, ho piantato ovviamente moltissime mediterranee, quindi piante che sono abituate alla siccità, anzi hanno bisogno della siccità. In una zona dove c'era molta acqua grigia ho messo dei banani e tutti alberi da frutto. Questo qui è la... come si chiama? Che si mangia? No. L'avocado l'ho messo qua dove c'è l'acqua, perché ha bisogno di molta acqua. No, ho usato alberi da frutta, soprattutto carube, mandorli, melograni, tutte piante che non hanno bisogno di troppa acqua. Se Nespole non le ho trovate. Sai, poi quello che trovi, trovi. Ecco, poi un'altra cosa interessante che si può usare in questi sistemi qui, come in Puglia, è io la chiamo la water offering, l'offerta d'acqua, cioè trovate delle giare di terra abbastanza porosa, le infilate dentro la terra e riempite quelle di acqua, di modo che l'acqua penetra lentamente e non viene evaporata. Perché dovete far arrivare l'acqua liquida al più velocemente possibile in maniera... Per cui se avete una piantagione che ha bisogno di molta acqua, gli mette 2 o 3 di queste giare. Se trovate un amico che fa ceramica, gli fate fare delle cose grezze, e quindi invece di dare l'acqua al terreno, voi riempite queste cose qua. In India lo usano tantissimo in zone semiaride. Sì. E cosa fa? E l'acqua passa subito in maniera capillare, invece di muoversi liquidamente. E cambia temperatura, che è anche molto importante. Tutte le cose che abbiamo detto. Qui ad esempio tutte queste pietre, che sono pietre laviche, le ho messe a meno alte così, di modo che non creassero calore, sotto era sempre umido, cioè io andavo a vedere ogni tanto dopo una settimana, sotto rimaneva l'umido, e non è un condensatore vero e proprio perché le pietre sono porose, quindi al massimo assorbiva, però se non altro il terreno sotto non si surriscaldava. Quindi ho messo, qui c'è aloe vere, lavande, salvie, nasturzi, melograni, bla bla. Questo è il condensatore finito e questo è il giardino che è partito tipo foresta. Non solo è partito il giardino, ma tutta la paglia che abbiamo messo è diventata grano. Perché alla fine c'erano gli operai che giravano, però facciamo la farina. Dico sì, facciamo la farina. Questo è un altro... Queste sono delle pietre bianche, ma dentro sono tutte pietre, adesso te lo faccio vedere nel file del condensatore. Ho messo in ordine ieri, ho messo il file del condensatore. Questo è un altro giardino. Questo è dopo 3 settimane. Sì. E ma perché i semi desertici gli dai una mano, è come i ragazzini di strada, dai una mano e si adattano subito, sono bravissimi, no? Mentre invece quelli viziati... C'è la stessa cosa, capito? Lì gli dai un niente di aiuto e ti partono. Ah, ovviamente c'è la datura che a noi è molto... Che hai detto? Ecco, questo qui è il giardino che avete visto prima, l'altro, e qui ho messo una maca perché era molto carina. Questo è il degrassatore, il sedimentatore, e questo è il sistema di... linfatico per l'acqua grigia. E qui sopra adesso è tutto coperto di terra, non si vede più niente e c'ha... Non ho capito come funziona. Praticamente è un contenitore che in genere si può fare anche adesso, questo qui l'abbiamo fatto in cemento perché c'erano gli operai, me l'hanno fatto così, ma in genere uso anche i secchi. La cosa importante è che l'acqua entri qui dentro, smetta di girare, cioè si rallenti, di modo che il grasso viene in superficie. A questo punto fai passare sotto solamente la parte che non è grassa, ok? E se poi vuoi anche il sedimentatore, tu lo fai un pochettino più lungo e ti metti la prima separazione e fai passare solo l'acqua sotto, la seconda separazione la fai passare solamente sopra. Allora ti sedimenti quello che non passa e il grasso rimane in superficie, quindi c'hai tutte e due. In quel caso lì è dove finisce l'acqua,
qui esce l'acqua, ok? Esce l'acqua, si deposita qui, passa solamente sotto, e sotto c'è un, no, il grasso che sale e passa pochissima acqua lì. L'unica cosa, devi stare attenta che non ci siano vortici, perché sennò il grasso passa automaticamente, sei molto veloce. Questa è l'amaca. Ok, adesso che vi faccio vedere. Faccio vedere già che ci siamo, un po' di casa. Cioè, un po' di foresta, volete vedere un po' di casa? Vediamo un po'. Questo è zebra. Ah, hanno tetto verde, no, quello domani. Questo è casa, è Zebra Farm. Cioè, è una foresta, tutte ortiche. Questa è una casa in Valle di Paglia, col tetto verde. Questo è casa mia. Ah, in Umbria. Questa è casetta. Come costruite, solo sul preesistente? Cioè, se avete bisogno di espandere. Di espandere. Perché? Vedi, la cosa interessante è che sono tutte macchie abbastanza folte e poi ci sono dei passaggi sinuosi all'interno, ok? Non c'è più. Questo era tutto deserto quando abbiamo iniziato. Perché questo è uno stagno che abbiamo fatto l'anno scorso, uno dei tanti che ci sono, pieno di lenticchia d'acqua, di appio d'acqua, sedano d'acqua, eccetera, quindi anche quello. E di larve di zanzare? Assolutamente no, perché sai cos'è? No, lì non ci sono i gambusa, lì ci sono i Daphne, i ditischi e un altro tipo di insetto che praticamente mantengono pulitissimo il. Il ditisco è un coleottero? No, ditisco è un insetto. E poi ci abbiamo una meravigliosa da 3 anni che è un alveare, arriva tutte le stagioni a giugno, si infila dentro questa finestra, perché è sempre chiusa, perché è un passaggio che è sempre buio, e ci lascia tipo 10 kg di miele senza che noi facciamo niente. I miracoli, vedi com'è? Sì. Qui c'è, ad esempio, delle salvie enormi, che no, tutto cresce in maniera ridicola, ed è tutto cibo, perché poi qua c'è echinopodium, c'è amaranto, c'è aglio, c'è, boh, non si vede perché non. Qui c'è il zeruolo, un'altra pianta, fichi, La quercia. La quercia è quella lì. Eccola qua. Vedi quella quercia che ti dicevo? Buttala via. Buttala via. E quella è maestra. Va bene. Questo era solamente, voglio farvi vedere invece le cose un po' più. Adesso me lo faccio anch'io. Allora, adesso vi faccio vedere ad esempio, qui è una cosa che abbiamo fatto a Piacenza e abbiamo fatto delle swale, cioè abbiamo fatto una collina per bloccare il suono di questa statale che sta qui dietro. Abbiamo fatto delle swales e abbiamo messo delle aromatiche e anche degli ulivi che hanno resistito, perché questa qui è una trappola solare, cioè è una zona concava che guarda al sole, per cui molto protetta dal freddo, e gli ulivi hanno resistito. Wow. Aspetta, questo qui è complessivo vasche. Ah no, no, questo non ci interessa. Complessivo vasche non ci interessa. Sì, andiamo a vedere Bill Agricoltura. Devo far vedere acqua viva? No, Angelo no, vi voglio tu che hanno caratte. Vi faccio vedere quella stessa cosa dopo un anno. Eccola qua. Questo dopo un anno. Lo stesso? Sì, sì. E qui vedete ci sono artemisie, insomma c'è pazzesco la quantità di cose che ci sono. Vediamo un po' se viene più vicino. Vieni più vicino quel collino là. Vedi? Ci sono lavande, salvie, artemisia, sì, c'è la santolina,
Ma in quantità, cioè, la luna non è mai riuscita una crescita così esponenziale, una cosa dice impressionante. Oh, che cazzo, scusate, chiedo venia per, scusami, non voglio nominare qualcosa di, che non ho e che quindi non posso nominare. Giusto? Sei tu? Rimovibile, sei tu? Non si apre. Dischetto rimovibile. Eccolo. Sei tu, bene, sì. È tuo. Sì, c'è anche delle canzoni tibetane, se volete. Allora, dove sta per una foto? E apri. Due volte. Ho fatto due volte, ma non gli piaceva troppo. Allora, io voglio il durazno. Ah, il durazno potrebbe essere interessante perché che tipo di terreno ha? Ha un terreno roccioso, una roccia no granitica ma calcarea, drenante, sì, potrebbe essere interessante, però piove solo d'estate, lì c'è la siccità invernale, quindi non c'entra un po' molto, ma insomma, intanto per farvi vedere i piccoli sistemi campestri. Allora, questo è dopo già, praticamente è un luogo dove io arrivo e in 40 giorni riesco a mangiare del mio orto, dove nessuno coltiva l'intorno perché praticamente sono tutte pietre che sembrano quelle granitiche di Sardegna, però in realtà sono più calcaree che granitiche. Allora, recupero delle acque grigie, qui non ho usato il biogoglio perché ancora non lo conoscevo, questo è un po' di anni fa. Però ho usato le swale, quindi recupero delle acque grigie e le swale con cartone dappertutto perché sennò mi perdevo tutta l'acqua. Queste sono le zucche, questa è l'acqua grigia della cucina che finisce in una swale e queste sono le zucche, quindi non devo innaffiare, non devo fare niente direttamente. Queste sono fagiolini sempre che vanno avanti con, queste sono zucche che ho mollato là. E questo qui è l'orto dopo un po', e questo qui è quello stesso orto dove ero seduta prima, che è ovviamente partito alla grande. Questo è l'inizio del lavoro, quindi la swale, il cartone e la parte del letto. Io grassissima, 6 anni fa, porca miseria. Vero? Che bella... Guarda, è una bella inquartatina, vero? Cioè mi guardavo e dicevo, ma sono io? Sì, sono io. Le monte dicono, mangia il mangiotta, bevo il bevotta. E allora, ma io lavorare, bevo adesso prima di lavorare. E lavorare che è barbotta. No, però è barbotta. No, questa, ahimè, non sono io. Qui ho messo anche del giornale perché questa paglia aveva molti semi, quindi ho pensato, ho fatto tutto con l'isomeri, questo qui è il mio tubo da pavimentazione ma anche da sway, da isometrica. Queste sono le lattughine che iniziavano a venire dopo un po' poco tempo e questa un po' meno, ma insomma sempre quartotta. Ok, allora andiamo a vedere altro. Quindi la swale è anche un metodo abbastanza, no, Monte Marzo, cosa c'è a Monte Marzo? Ah, vabbè, Max, no, Rignano, ah, questo qui sono interessanti perché sono delle isometriche in grande, abbiamo fatto un progetto in una campagna grande in Firenze, quindi abbiamo iniziato a fare queste isometrie grandissime, cioè molto vaste, e abbiamo piantato tutto un frutteto. Ma lì con la ruspa? No, con l'aratro. Tu fai, segni le isometriche e poi chiami il cingolo, perché ovviamente sulla pendenza devi avere un cingolo, con l'aratro che ti butta la terra da una parte, quindi la sua ce l'hai automaticamente. Mm. Vedi che belle? Hanno bloccato, finalmente hanno avuto là, perché loro avevano una perdita enorme di terreno. Guarda che terreno? Eh sì, perché veniva a piovere e dilavava. Invece adesso fanno culture qui e qui non fanno niente. Ecco. Va bene, poi, quindi sono le swale. Ma là metti pietre anche. Dove? Dove? Sulle... Sulle...
No, pietre cerco di non usarle, a meno che ne metto tantissime, perché se no nei nostri climi caldi, anche continentali, ma che si scaldano troppo, anche se sono bianche. Per esempio, quando ho visto quelli con Ramis, dei progetti che lui ha fatto in Giordania, in questi là, che poi abbiamo fatto una simulazione da Ezio, diciamo, delle pietre. Io le pietre non le uso in questa maniera qua, nel senso che sì, le usa appunto Sepp Holzer a 1000 metri, ma perché non ha il caldo che ci abbiamo noi. Tu guarda, noi abbiamo fatto una prova al Gargano, no? Abbiamo fatto delle suede, allora una l'abbiamo riempita tutta di facciamatura, l'altra gli abbiamo messo 3 strati di pietre, ok? E un'altra l'abbiamo lasciata così, e quindi andavamo a ore diverse la mattina sotto a sentire cosa c'era. Tu vai a vedere, allora, se tu vedi che è secco, allora quelle con le pietre, con un solo filo di pietre era a 10 ore già era caldo, alle 10 già era caldo. Invece quando aveva 3 strati di pietre bianche si salvava abbastanza, quello con la facciamatura però stava meglio di tutti. No, è sfelciato quello che è. E secondo me se ti metti un biogoglio dentro la suela è ancora meglio. Quindi... Al giardino della gioia? Sì. Contento. Trapianto alberi, non... suela. Cos'è che volevo far vedere ancora? Che è questo suela qui? Apri. L'ho fatto 2 volte, carino. Ah no, questo qui niente. Venezuela. Venezuela è stata a fare un lavoro su un'inondazione, però potrebbe essere anche interessante, non c'entra niente col clima ovviamente di qua, ma insomma, è solo che lì la velocità è impressionante. Questo era un giardino, mi hanno chiesto, trasforma in un giardino commestibile, va bene. Era così quando sei arrivato? Era così, c'era un tubo. Ho capito, ho sbagliato, ma adesso me la fai rivedere per favore, ecco, grazie. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo tirato le isometriche, abbiamo fatto le swale, abbiamo fatto i camminamenti sulle isometriche, ok? E abbiamo iniziato a trapiantare tutto quello che c'era al mercato, quindi yucca, patate dolci, patate. Loro hanno un sacco di tuberi che sono buonissimi, carboidrati veri, perché il problema è che noi siamo sempre fissati con questi carboidrati singoli, no? In realtà è pieno di roba da mangiare. Che yucca? Non so, e... per scopo ebole, no? Come? Che yucca è? E ce ne stanno 3 tipi lì, poi c'hanno le radici neri, grigie, rosse, no. Tu quando io... Ho tentato di capire se è una di quelle che ci stanno che qua in Cina. Mangiala. Mangiala. E tu, ma lì si usano le radici, no? Eh sì. Quindi va sacrificata la pianta? Ma no, perché dopo lei riparte subito, lei spacchi un pezzo di radice, ma lei continua. Perché poi per trapiantarla basta che prendi una radice e la metti sotto. Sì, quella che è bianca, dici che è tutta... Quella è sempre yucca. Credo che sia commestibile tutte le yucca, ma... Comunque, vabbè, la cosa interessante è che questo qui sono andata a dare un corso, ho iniziato a fare il suo giardino. Dopo 8 mesi mi hanno richiamato per un altro corso. Sono tornata e io ho mangiato solo di questo giardino. In 8 mesi, ovviamente, lì è tropico. Però è tropico secco, non è umido. Nel senso che non piove, precipitazioni pochissime, tutte intense, poi non c'hanno più niente. Quindi lì devi lavorare con la rugiada. Sono tanti sistemi in realtà dove lavorando con la rugiada riesci a risolvere. Quindi era così e dopo un po' era così, dopo 8 mesi. Cazzo, sei bravo, ti faccio vedere la casa, beh. La vedi la casa questa qui? La vedi questa? Guarda questo orribile giardino. Questa è sempre la solita casa e questa è sempre la solita casa. Guarda cos'era. No, questa non è. Guarda, cioè noi abbiamo... Né? No, la casa era già fatta. Qui abbiamo recuperato un orribile magazzino, abbiamo fatto tutto in terra, in tonna, cioè domani lo vediamo, con ovviamente manghetti. Adesso, ecco, vedi, manghi. Qui sono le papaie, Venezuela, Margherita. Qui abbiamo niente, abbiamo messo, sì, niente, lì cresce tutto, ma con le swale cresce 3 volte di più. Cioè, la cosa incredibile è che la gente non credeva a quello che abbiamo fatto, perché... Guarda cos'era, in otto mesi noi avevamo questo, poi abbiamo un sacco di nisperi, di altre robe abbiamo messo. Guarda cos'è, questa è rughetta. C'è una profondità indicativa per le sue? No, dipende dalla precipitazione, dal tipo di drenaggio del terreno, dalla pendenza del tuo terreno, da tantissime cose, quindi tu usa il buon senso e troverai. Io faccio le sue anche quando tipo c'ho un letto di semina,
non sono proprio swale, però modifico la topografia, perché se devo seminare, tipo io modifico la topografia e quindi inizio a seminare qui delle cose, qui delle altre, qui delle altre. Se viene la pioggia non mi fa un casino, non me le mischia tutte, capito? Cioè l'acqua mi va solo. Sì, ma basta farle, guarda, impari subito. Qui c'è la rughetta, ad esempio, una quantità di rughetta e... Vabbè, era così, e adesso è così. Però è molto più coperto, c'è un sacco di molto più di... Va bene. Basta, no? Anche perché è luna. Ah, sì, 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 condensatore. Dove sei il condensatore? Sono la tua memoria. Sì, grazie. Ma quella frase che hai detto, che poi non hai finito... Dove sta? Strutture starà? Strutture? No? Strutture? Acquacultura, bagno secco Romania, compost in toilet, fitodepurazione, forno cileno, rocket stove, segador solare. Allora, ok, allora questo qui è il condensatore sopra, che è più o meno alto un'ottantina di centimetri, più quelle oltre pietre arrivava a 1,20 m, quindi era 1,20 m, 1,20 m più o meno, a forma di goccia. Ed era quello sopra, che ho deciso di metterci la plastica perché volevo, non volevo che drenasse tutta, volevo mantenerla, però qui arrivano i bioroi, e allora cosa ho fatto? Ho preso delle corde di juta e le ho infilate nel biogoio e le ho infilate dentro, di modo che se rimaneva stagnata dell'acqua, metti le zanzare, se non sai mai, e l'assorbiva poi piano piano tutta quanta andava nel biogoio. Perché il concetto era che tu da lì dovevi portare l'acqua nel biogoio. Sì, esattamente, qui si arrivava molto acqua piovana, quindi poteva riempirsi completamente, però era un bel, no? Però da lì poi doveva rimanere, e il troppo pieno invece si infilava qui dentro. Questo invece gli ho messo solo del cartone, poi gli ho messo un tubo lungo, 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 che usciva a tubo solare, cioè nero, quindi vuol dire che quando era molto caldo e l'aria saliva, creando qui un vuoto d'aria. A questo punto, eccolo qua, a questo punto questo qui è riempito di pietra, questo era un po' più profondo, era più o meno già un metro lui, in più c'era, no, un po' più di 1,20 m, era 1,40 m, ma era anche più largo. E poi l'abbiamo coperto tutto di pietre con questo simbolo. Ma il vuoto d'aria serviva per... Perché poi dopo, se hai un vuoto d'aria, l'aria entra qui dentro automaticamente, entra calda, trova temperature più basse, rilascia l'acqua e poi riesce. Io quello che mi rendevo conto era questo, che man mano che lo costruivo, perché poi queste pietre le ho comprate, ma tutte le altre pietre nere le andavo a prendere al mare, per cui non è che proprio, cioè, veramente guarda, mi ho messo 3 metri cubi, è stato un lavoro... incredibile, però mano a mano, ogni volta che aumentavo, quando andavo a vedere la mattina, anche senza tubo, senza niente, sotto era sempre umido, cioè l'umidità ci arrivava comunque. Come hai detto? Che l'aria poi da dove che usciva? Usciva da questo tubo qui, che vedi qui, c'è che adesso c'è. L'entrata. Tu hai il tubo solare. Qui c'è il tubo solare che te la... l'aria. Più che il canale te la tira, sì. E quindi quella entra e tira e gira durante il giorno, quando il tubo solare funziona. Durante la notte si ferma questo, ma l'aria umida è più pesante durante la notte, quindi ci entra comunque. Quindi per farlo funzionare 24 ore su 24. Le altre pietre sono una cosa estetica. Sì, e no, è perché è un simbolo. Sì, cioè che se non hanno una funzione. No, questo è il tubo arancione che abbiamo visto prima, sì. Che vedi, che sì. Porta giù. Vedi la differenza quando ho iniziato a farlo che non c'era niente? Vedi qua? E dopo tipo 2 settimane, 1 mese, guarda che... A me mi è sfuggita il fatto dell'uso delle pietre piuttosto che dell'organico, dei grani. La pietra cosa fa? Se l'aria è calda, arriva su una pietra fredda, condensa. Se hai una sostanza organica se l'assorbe e ciao, la tiene lì e neanche condensa. Perché? Eh già, è vero, perché le facciamo tutto insieme, il tetto sarà un concentrato. Venite, che state a fare lì a casa col computer, alzate il culo, fate qualcosa, abbiamo bisogno di aiuto, scusa, chiedo scusa, però il culo ce l'ho, quello posso nominarlo.
No, venite a fare sto tetto, facciamo un piccolo condensatore, biorroio e tetto verde, tutto in uno. E pasta al forno. E pasta al forno, e pesce stasera. Pensavo.